Ciao a tutti, intanto come dire inizio con una grande inibizione con questo microfono, che la prima lezione come dire è stata tratta poi da come non fare, quindi spero di... ti prego Deborah, guardami, ecco. L'altra cosa, gestione tempo eccetera, vabbè, mi presento, sono Roberta Gaudenzi, sono la referente di CNA Professioni di Ravenna, sono una freelance e sono qua per cercarvi di raccontarvi che cos'è CNA Professioni. Spero di dire cose che non vi aspettiate che vi racconti, nel senso che essendo qui, diciamo, espressione di uno sponsor, non vuole essere il mio intervento uno spottone per CNA. Immagino che tutti voi conosciate CNA, l'associazione di categoria originariamente dell'artigianato, che nello zainetto vi è stato dato un Deplian che contiene modello lista della spesa, un po' tutti i servizi di natura fiscale, assicurativo, contabile che l'organizzazione dà. Quello che vi voglio raccontare è perché a un certo punto un freelance ha colto e vive e sente di trovare una propria voce, un proprio uscire dall'invisibilità di freelance partecipando alle attività di un'associazione di categoria. Io sono entrata nel mondo del freelance in realtà quasi obbligata, mi sono laureata in economia, ho fatto un corso post laurea sugli enti del terzo settore, sul non profit, non trovavo nessuno che mi assumeva, perché quello che io potevo portare non c'era nessuna organizzazione, o perlomeno tranne le grandissime organizzazioni non profit, che avrebbe potuto assumermi. Per cui ho iniziato il percorso inevitabile dell'apertura della partita IVA, che è un lavoro che di vocazione naturale vive la solitudine, perché è un proprio lavoro, è un qualcosa che si costruisce, non vi sto raccontando niente di nuovo, lo vivete voi sulla vostra pelle. È una modalità di partecipare al sistema produttivo portando con orgoglio un pezzo di lavoro che ci autocreiamo e che proponiamo e che abbiamo piacere, come dire, che sia riconosciuto e valorizzato. Io mi sono trovata, per un mio percorso storico, ad essere sempre una partecipante alle istanze di rappresentanza. L'ho fatto fin dai tempi delle scuole, si facevano le assemblee, i decreti delegati. Avevo sempre visto un mondo in cui qualcuno che vivesse una condizione trovasse uno spazio per poter esprimere le proprie istanze. Non dico per chiedere dei privilegi, ma per trovare dei tavoli interlocutori in cui sottoporre le proprie istanze, le proprie richieste di diritti. Nella mia veste di freelance inizialmente mi sono trovata completamente un pesce fuor d'acqua. Non ho trovato una dimensione che mi desse la mia visibilità come mio profilo. Io nel mio lavoro incontro associazioni di tutti i tipi, mi sono sempre chiesta, ma come mai genitori cui figli muoiono per leucemie, malati e trapiantati di fegato, piuttosto che altre patologie, trovano l'energia di unirsi e fare istanze e andare a sbattere i pugni ai ministeri per ottenere delle assistenze? Mi sono chiesta, ma come? Noi che abbiamo professionalità, intelligenze da dimostrare, capacità, siamo deboli e fragili nella rappresentanza. Molto probabilmente ci sono i meccanismi che danno rappresentanza, ma come dire, ci sono wow c'è un nemico del ministero forse. Ecco, quindi dicevo, molto probabilmente certe formule di rappresentanza sono ai più sconosciuti. Io mi sono avvicinata nella mia esperienza di Ravenna alla CNA Professioni e devo essere onesta, ho trovato una risposta non solo in meri servizi contabili e fiscali che, voglio dire, essenziali per anche condurre al meglio il proprio lavoro, ma ho trovato un ambiente in cui forse per la loro storia, nati a dar voce ai piccoli artigiani, cercando di valorizzare quelle che sono le dinamicità del mercato del lavoro, hanno voluto da tanti anni cercare di dar voce anche ai nuovi freelance, a quel popolo delle partite IVA iscritte alla gestione separata dell'INPS e privi, fino a qualche anno fa, di qualsiasi tutela.
Io mi ricordo, come dire, oltre alla difficoltà di spiegare che tipo di lavoro facciamo, infatti io non ho più genitori, secondo me loro hanno raggiunto la tomba, non hanno ancora capito come campa sua figlia, quindi, però quello che voglio dire è che la CNA in un qualche modo ha cercato di valorizzare quei lavori che danno anche risposta alle imprese, perché noi nella nostra formula anche di precarietà, scusate, guardo l'orologio, nella nostra forma di precarietà rappresentiamo in realtà anche una fonte indispensabile per offrire quell'elasticità che le imprese cercano. Quindi noi siamo un mezzo fra il precariato assoluto e fra invece il governare l'elasticità e i dinamismi che il mercato del lavoro offre. Ecco, per cui dicevo, CNA rispetto a questo orizzonte ha cercato di dare rappresentanza. E un'altra cosa che mi è piaciuta del mondo della CNA, e ripeto, io sono una studiosa delle associazioni, quindi mi è piaciuto anche quest'altra dimensione, il far sì che l'unione della forza andasse anche a cogliere quegli aspetti che riguardano la nostra dimensione umana e privata. Io, essendo oltre che con partita IVA anche donna, ad esempio un settore che è CNA donna fa delle esperienze, delle iniziative che cerca di essere proprio come focus verso l'imprenditore donna. Quindi, ecco, come dire, un ambiente favorevole. Inoltre, avendo i meccanismi della rappresentanza interna, a noi stessi che veniamo eletti dagli associati di CNA viene data l'opportunità di portare le nostre istanze, di sottoporle e anche di portare avanti cose, come dire, nel nostro piccolo. Vi faccio un esempio su quello che stiamo, la progettazione che stiamo facendo su Ravenna. Proprio perché alcuni di noi mi hanno detto, come io dicevo, i miei genitori lo sanno, ma molti anche i figli dicono: mamma, che lavoro fai? E comincia ad essere complesso spiegarlo. Abbiamo pensato di andare a fare un progetto nelle scuole, siccome è inutile che stiamo qui a dirli, il lavoro autonomo, la partita IVA ormai rappresenta, come dire, la forma per crearsi il lavoro, la forma per trovare lavoro, ma non solo per i giovani, anche per chi è stato espulso dal mercato del lavoro e non è più giovane, ritrova nell'aprire la partita IVA una formula per riconvertirsi ed essere presente nel sistema produttivo. Ecco, allora, molto probabilmente nelle scuole a cui vengono fatti dei progetti che vengono presentati il lavoro autonomo, non viene presentato il freelance, cioè non viene il libero professionista, non, fa fatica ancora ad appartenere nell'orizzonte degli sbocchi lavorativi. Per cui, come dire, questo è un progetto che ad esempio noi vogliamo fare nelle scuole. Un'altra attività che vogliamo promuovere è uno degli obiettivi raggiunti anche dalla trattativa che CNA ha fatto in grande, dopo qualche punto vi farò vedere. I fondi europei aprono ai professionisti l'accesso per la formazione finanziata. Ecco, la Regione Emilia-Romagna, questo è un segmento che ancora non ha attivato. Allora noi, come CNA Professioni della Regione Emilia-Romagna, vogliamo fare delle istanze, vogliamo sottoporre la problematicità affinché appunto la nostra regione si attivi su questo pezzo. Però, se, ribadisco, se non c'è un pezzo di rappresentanza, non può Roberta Gaudenzi in solitudine andare a interloquire con l'assessore di turno piuttosto che con il dirigente. Per cui l'unione fa la forza, e sarebbe anche bello un freelance associazione, per dire, che facesse la soggettività, avrebbe lo spazio per dare delle istanze. Ecco, vi dicevo, l'esperienza non, faleso? Non quello del mezzo, Ok. No, la freccia, ok. Allora, la prima cosa che CNA Professione ha inteso fare è dare visibilità alla nostra dimensione. L'Osservatorio Nazionale è un'istanza di raccolta dati, di questionari sottoposti ai freelance, a cui onestamente mi piacerebbe moltissimo che anche voi poteste partecipare. Quindi è una campagna di raccolta questionari assolutamente anonima che si fa verso febbraio-marzo, ed eventualmente potremmo sfruttare, come dire, la mailing list di freelance. Cosa serve questo osservatorio? In realtà è stato determinante, perché l'Organizzazione Nazionale è riuscita a portarla alle istanze governative e ha dato dei numeri, e nei numeri
ci fanno capire che su questi sono dati non recentissimi, perché questo osservatorio, come vi dicevo, raccoglie i dati nella primavera e li porta a giugno, quindi quelli sono quelli dell'anno scorso, ci dice che il lavoro autonomo in Italia rappresenta quasi il 24%. Noi della partita IVA iscritta a gestione separata, dati 2016, siamo quasi 800.000. Ma il fenomeno, in realtà, secondo me i dati del prossimo anno diranno altro, ci dicono che negli ultimi 7 anni, dal 2009 al 2016, il popolo delle partite IVA è cresciuto quasi del 33%. Quindi vuol dire una forma molto dinamica, una forma veramente di resilienza per la crisi, contro la crisi e contro la trasformazione del mondo del lavoro. Ed è per quello che, ripeto, dobbiamo aver voce. E Cinea Professioni se ne è fatta carico, avendo la possibilità di portare le istanze a livello del governo, quindi è riuscita ad accendere appunto i riflettori su questo mondo. Per farvi vedere, queste sono le proposte del piano di lavoro precedente dell'anno scorso di Cinea Professione, quindi questi sono 10 punti che sono stati sottoposti e che fra il Job Act, la legge di bilancio, vi faccio vedere quanti sono riusciti ad avere esito positivo. Quindi vuol dire che l'azione, come dire, l'unione fa la forza, in realtà, può essere incisiva. E adesso, di tutto questo quadro, il grande problema è quell'assente. L'assente vuol dire, e che adesso se vedeste l'altro, è che dentro quel grande mondo IMSS, che è la gestione separata, già chiamarlo gestione separata ci fa capire un grande frullato misto, non esiste. Visto la diversità con cui noi partecipiamo alla contribuzione, non esiste un trattamento ad hoc per i professionisti della partita IVA. Adesso siamo riusciti a ottenere qualcosa in termini di malattia, in termini di indennità di maternità, siamo riusciti a ottenere qualcosa, ma ad esempio non esiste nessuna prestazione di supporto al reddito qualora il reddito calasse significativamente per cause non volute da noi o per una grave malattia. Allora lì ancora è un punto che l'azione di CNA Professione può interagire. Altri punti che hanno aggiornato il piano lavoro è chiedere l'abolizione dello split payment. Io non so se voi sapete, ma se per caso lavorate con la pubblica amministrazione, da metà dell'anno scorso, se la vostra fattura è 1.000 più IVA, vi viene corrisposto solo 1.000, perché il più IVA, l'IVA ci pensa alla pubblica amministrazione. Questo vuol dire già che la pubblica amministrazione paga in termini, già che su quell'importo viene trattenuta la ritenuta d'acconto, salvo che qualcuno non sia nei regimi dei minimi, quasi quasi siamo noi che paghiamo la pubblica amministrazione per fare il lavoro. Tutto il ragionamento sull'equo compenso lo stanno portando avanti per le associazioni con l'albo, ma insomma, voglio dire, la qualità, la professionalità, l'intelligenza e il contenuto intellettuale del nostro lavoro credo che meriterebbe anche lì una riflessione su dei parametri che garantiscono un equo compenso. Garantire forme di aggregazione, di organizzazione fra i professionisti per poter lavorare, quindi le reti fra professionisti, il co-working, quindi riconoscere, come posso dire, delle possibilità. E l'altra cosa, chiedere, siccome è vero che si è ottenuto che l'aliquota contributiva IMSS adesso è ridotta e si è fermata al 24%, le vecchie norme avrebbero portato quest'anno al 33%, quindi, come dire, un terzo del nostro reddito nelle casse IMSS per una situazione pensionistica che vedremo se mai esisterà. Ecco, ottenere che quella contribuzione IMSS preveda anche delle forme, delle prestazioni sociali qualora qualcuno debba interrompere il proprio lavoro per una lunga malattia oppure per cause indipendenti, quindi, come dire, contratti chiusi e non rinnovati, eccetera. Quindi, questo per dirvi, credo di, come dire, indirettamente aver fatto uno spottone per la CNA, io credo però di avervi trasmesso che davvero partecipare serve e l'unione fa la forza. Grazie Roberta, ti faccio io una domanda un po'...
il rapporto con le altre associazioni, cioè CNA si è mossa e va benissimo, noi siamo molto contenti. In questi anni, dal vostro osservatorio, come si stanno muovendo, altre si stanno muovendo, e com'è il rapporto delle associazioni di categoria tradizionali come CNA verso e con associazioni nate proprio dal mondo dei freelance? Penso soprattutto ad ACTA, che è una, stata una presenza per molti anni, e anche adesso, insomma, credo ci siano persone di ACTA qui, e molti di noi sono iscritti o sono stati iscritti ad ACTA, e anche ACTA ha lavorato tanto sul, su questi temi, e credo abbia fatto massa critica anche lei. Allora, io bisogna scindere il livello, diciamo, nazionale con il livello nostro locale. Allora, a livello nazionale io credo che purtroppo in alcune situazioni si siano create anche situazioni competitive, e siamo sempre dei meccanismi un po' della guerra fra i poveri. Sì, ecco. Allora, il nostro mondo, allora, le altre associazioni di categoria tradizionali, devo esserti onesta, mi sembra che non abbiano delle specificità più di tanto delle proprie professioni, o perlomeno, ecco, diciamo questo qui, io non vivo una realtà nazionale, io mi limito, come dire, a Ravenna e a regionale. Su Ravenna non c'è nessuna presenza di qualsiasi altra associazione professionale, a tal punto che noi, quando facciamo iniziative, e cercheremo di invitarle per il confronto, perché io, certo, io davvero, ripeto, sono una della generazione che l'unione fa la forza, quindi che mi piacerebbe, su Ravennate non abbiamo questa dimensione, quindi molto probabilmente, come dire, ci sono delle... Il libro professionista è anche difficile da fare, da coagulare. Sì. E lo dico anche nel mio segmento di CNA professione di Ravenna, ecco. Però io ben venga, io sono, come dire, di nuovo, noi abbiamo una strada che è assolutamente in salita. Sì. Non abbiamo, perché la nostra controparte non ci vede, fra virgolette, pericolosi. Delle volte non ci vede proprio. Non ci vede proprio, ma infatti anche l'osservatorio è servito, non ci vede pericolose. Se anche noi facessimo lo sciopero di tutti i professionisti, molto probabilmente non verrebbe colto, perché tanto poi, se anche lo sciopero dei professionisti esistesse, noi siamo anche, come si dice in Romagna, dei patac, che lavoriamo anche il sabato e la domenica per recuperare quello che non abbiamo fatto il mercoledì. Quindi effettivamente c'è una vera oggettiva difficoltà. Io personalmente, se ci fosse qui in sala qualcuno, ripeto, la mia dimensione è locale, certo, di altre associazioni di rappresentanza, non vedrei, anzi, come dire, lo vedrei con positività il confronto e l'operare assieme. Grazie Roberta, grazie CNA Professioni. Thank you.